a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sembro un cadavere dall'anteprima, ma vi giuro che non sono così bianca. È che c'è una luce di merda oggi. Sta diluviando, grandina, c'è un tempaccio schifoso. Ho fatto giusto tempo a fare le mie commissioni e arrivare a casa. Come ho parcheggiato che dovevo scendere dall'auto con tutte le borse piene, ha iniziato a grandinare, quindi l'ho beccata tutta. Comunque, video haul, voglio mostrarvi subito quello che ho acquistato. Sono ovviamente un po' sbattutina perché nei giorni in cui non vado al lavoro cerco di non truccarmi chissà quanto, quindi avevo giusto messo una crema colorata e un po' di blush sulle guance. Non è rimasto un granché, però insomma, giusto perché si vede che sono struccata. E spero possiate sopportare la vista della mia faccia così, insomma. Allora, non so se riuscite a intravedere tutto il po' di roba che c'è appoggiato sul letto. L'ho tirato fuori perché mi stava veramente cadendo tutto il sacchetto, insomma, quindi ho appoggiato lì così. E man mano ora vi vado a far vedere. Stiamo parlando ovviamente, come avrete letto dal titolo, degli acquisti fatti da Tigotà. Ho approfittato degli sconti sul volantino, ma c'è un moschino, ma vattene, che cosa sei? Sei già una zanzara a questo freddo? Boh, vabbè. Dicevo, ho approfittato degli sconti che ho trovato sul volantino, io ho una tessera, in realtà non ne avevo mai approfittato, però guardando anche i video di altre ragazze chiedendo un pochettino informazioni, ho visto che insomma con la tessera e con gli sconti appunto sul retro del volantino si riesce a risparmiare qualcosa, in più ci sono dei punti in più su alcuni prodotti. E adesso comunque man mano vi spiego tutto. L'unica cosa che non so come mettermi perché ho tutte le cose là. Ah, e in più c'era anche, sì dai, stiamo così, dovreste vedermi lo stesso, poi man mano magari mi avvicino. Allora c'era anche l'1 più 1 su alcune cose, il 2 più 1 e il 3 più 1. Man mano vi spiego tutto. Iniziamo dalle cose meno interessanti, che sono le cose per la casa. Allora, avevo a disposizione due sconti del 20% su articoli per la casa e quindi ho voluto prendere due prodotti che di solito utilizzo, che sono lo spray questo qua Napisan per tutte le superfici al profumo di limone e menta che mi piace tantissimo. È uno spray igienizzante e mi piace molto da utilizzare in cucina perché va benissimo spruzzato sulle superfici che sono a contatto con gli alimenti, quindi di solito cerco di utilizzare alcuni detersivi più per il bagno e altri invece per la cucina. Solitamente in cucina vado a utilizzare questo. Poi ho preso il Vanish in versione spray. Io di solito lo uso, diciamo, quello che si mette nel tappo, sempre fucsia, che poi si mette nella lavatrice. Quello spray è molto più comodo perché vai a spruzzare direttamente sulla macchia e quindi mi sembra un pochettino più comodo, quindi questa volta ho voluto provare questo. E su questi due prodotti ho applicato il 20% di sconto perché erano due sconti da 20 per articoli della casa, due sconti da 20 per articoli in cura della persona, sconto del 30% sulle driadi e vabbè, vi dico. Poi le altre cose le ho prese in offerta, quindi mi sono messa proprio male quest'oggi, però vabbè. Allora, c'era lo sgrassatore Chantecler in offerta a 1,99 euro se non sbaglio. Scusate che controllo, giusto per Chantecler, esatto, sgrassatore 1,99 euro. E se ne acquistavano due c'era in omaggio un panno per pulire. In realtà mi aspettavo qualcosa di meglio, il panno in microfibra per pulire è una merdaccia. È questa roba qua praticamente, quindi niente di che. Super panno sgrassatore in microfibra, pulisce senza graffiare, senza aloni e pelucchi, efficacia garantita. Non lo so, vabbè, lo proveremo. Era in omaggio.
omaggio, per cui siccome comunque lo sgrassatore lo utilizzo, ho detto ma sì dai, prendiamone due. E a me piace fare scorta delle cose piuttosto che andare tutte le settimane a fare la spesa, a prendere le robe, preferisco fare scorte. E visto che erano in offerta, comunque in più c'era l'omaggio, ne ho approfittato. E tra l'altro ho preso due con profumazioni diverse, uno profumo di lavanda e uno profumo di limone. Non le avevo mai provate queste versioni profumate, quindi sono anche curiosa di vedere come sono e se effettivamente il profumo si sente, se è piacevole, se è comunque efficace, e quindi sono contenta. Poi in offerta c'erano i fazzoletti, 4 veli, la confezione diciamo da 12 pacchetti di fazzoletti a 99 centesimi, quindi presi perché mi è sembrato un ottimo prezzo, i fazzoletti si usano comunque sempre, spesso, ecco, non sono fazzoletti scaccioni, sono tenderli, quindi comunque 4 veli non è male, a 99 centesimi mi sembrava veramente un ottimo, ottimo prezzo. Poi ho preso le strisce depilatorie, anche queste 99 centesimi in offerta, con fragranza di frutti di bosco della Dealo, non lo so, non le ho mai provate. In realtà ho visto dopo che sono per corpo e bikini, quindi diciamo zona ascelle, inguine, gambe e quant'altro, mentre io di solito uso il silk peel e tendenzialmente uso le strisce solo sui baffetti, quindi sul viso, però vabbè, costavano talmente poco che si possono anche provare e tutto al più posso anche tagliarle, fare delle striscette più piccole e utilizzarle sul viso. Ora vedrò come sono, però comunque un ottimo prezzo, sono 8 strisce, vediamo un po' come sono, se sono grandi e io le taglio arrivo a un bel po' di strisce. Sì, sono abbastanza grandi. Sì. Quindi volendo posso anche, ecco, tagliarle così in modo da avere quella per i baffetti. Vedremo, insomma, intanto le ho prese perché erano in offerta. Poi, sempre in offerta, c'era anche il colluttorio a 99 centesimi, quindi l'ho preso, 500 ml, zero alcol, menta fresca, un colluttorio della Quandè, è una sottomarca che insomma si può trovare da Tigotà, e io in realtà ho provato diverse cose di questo brand, madonna mi trema tutto, vabbè. E mi sono sempre trovata comunque bene, quindi devo dire che non mi dispiace come marchio. Il colluttorio non l'ho mai provato, vedremo, 99 centesimi insomma non è una grande spesa, credo che faccia quello che deve fare, speriamo in bene. Poi con il 1+1 c'erano in offerta i quadrotti struccanti, quindi questi qua in cotone, 100% cotone, 60 pezzi, quindi 120 pezzi al prezzo di uno, costati mi sembra 99 o 1,99 euro, non mi ricordo più quando è quadrotti 1,99 euro, vabbè, praticamente 1 euro l'uno, diciamo così, sì, 1,99 euro però due confezioni. Quindi ne ho approfittato e li ho presi, io li utilizzo per struccarmi, per il tonico, e eccetera, eccetera. Cioè, per questo in realtà, principalmente. Poi, mi hanno omaggiato di questo deodorante Infasil, non so perché, per ringraziarmi della spesa, ha detto che mi regalava anche questo, calcolate che io ho speso... Madonna, c'è veramente la tempesta fuori. Non so cosa stia succedendo, non so neanche se riuscite a vedere. Vabbè, comunque dicevano che per ringraziarmi della spesa fatta, io dicevo appunto speso 61 euro, mi hanno regalato questo mini deodorante. In realtà ci sta, piccolino, leggero, magari per andare in vacanza posso utilizzare questo. Poi allora c'era lo sconto sulle maschere di Montin Jeunesse, io in realtà non sapevo che le avessero da Tigotà,
non ci avevo mai fatto caso. C'era un'intera parete tutta di maschere, alcune erano in offerta, alcune costavano comunque, quindi le ho lasciate lì. Però ecco, non volevo esagerare, per cui mi sono mantenuta su quelle con i prezzi più bassi. Quindi ho riacquistato queste qua di Montagnes, che comunque le conosco e le prendo sempre. Tra l'altro, di solito costano di più, perché di solito costano 1,90 euro, se non sbaglio. Sì. Le ho pagate 99 centesimi l'una. Questa sono 15 grammi e questa 20 grammi. Sono quella detox. E questa qui è quella al cioccolato. Quindi, magari ve le faccio vedere così. Quindi, queste due. Offerta, quindi prese. Poi ho preso sempre in offerta queste. C'era praticamente il 4, il 3 più 1, scusate, quindi praticamente se ne prendevano 4 e se ne pagavano 3. Avevano un prezzo di 85 centesimi. In realtà, vi dico la verità, non avrei speso quasi 3 euro per queste maschere così. Ma perché le ho prese? Perché vabbè, sì, 4 al prezzo di 3 e comunque ci sta. Sono 20 centesimi, sono maschere capelli di Biolis Nature, che comunque è un, come si dice, un brand con certificazioni non proprio bio, però per esempio non fa test sugli animali, prodotti vegani, c'è scritto bio, ecco, ma non ha certificazioni proprio di quelle che conosciamo noi, fatemi controllare, ma non mi risulta. Però vabbè, sono comunque prodotti con buon ince, molto buoni, ho già provato qualcosa. Secondo me, considerando che ci sono tuboni di maschere viso da magari 300 grammi giù di lì, che costano sui 3-4 euro, prendersi 20 ml a 85 centesimi non è proprio una genialata. Ok, diciamo che comunque ne ho prese 4 a circa 3 euro e va bene, ma il motivo principale per cui le ho preso è che questi regalavano praticamente 20 punti Fidelity in più. Considerando che di solito appunto si prende un punto ogni tot euro, adesso non ricordo precisamente, credo se non sbaglio ogni euro, non vorrei dire una cagata. Ci sono ogni tanto dei prodotti che nonostante costino poco, come per esempio queste 85 centesimi, ti regalano 20 punti extra sulla Fidelity Card. Quindi diciamo che ne ho approfittato proprio per questo motivo. Questo lo sapevo grazie ai consigli che ha dato Vale, del canale Vale Beauty Channel, se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata. Il fatto che effettivamente io, guardando sullo scontrino, ho visto promo Fidelity 20. Quindi mi sono resa conto appunto di questa cosa, ed effettivamente il saldo punti è veramente molto più alto, perché punti transazione me ne hanno dati 141 e calcolate che io ho fatto 61 euro di spesa, quindi punti regalati in più che sono sempre utili, perché poi possiamo usufruire di sconti o di gift card. Adesso vedrò che cosa farci poi con questi punti. Comunque è sempre qualcosa in più per acquistare qualcosa che magari mi costa di più, mentre questo so quello che ho speso, 85 centesimi, e in più ne ho una pure il regalo. Quindi ne ho approfittato e ho deciso di prenderle proprio per avere questi punticini in più. Ho preso aloe vera, maschera capelli riequilibrante, magari mi avvicino per farvi vedere queste cose, se no non si capisce nulla. Allora, aloe vera maschera capelli riequilibrante, questa qui, Biolis Nature. E dietro ovviamente ci sono tutte le indicazioni del caso. Se vi interessa, fate un fermo immagine, stoppate il video e leggetevi tutto. Poi, maschera capelli al cocco, questa qui.
all'avena. E all'argan ristrutturante. Ah, ho visto adesso che questa qua, l'avena, diceva capelli ricci o mossi, ma chi se ne frega. E vabbè, questa qua tutti i tipi di capelli, questa riequilibrante ve l'ho detto, e questa ristrutturante. Eccola qui. Quindi niente, vabbè, vedrò di provare anche queste. Poi sempre in offerta, ho voluto prendere due prodotti di Ecos, che è un brand che mi piace molto, non acquisto spessissimo perché alla fine lo trovo solo da Tigotà e poi in realtà i prezzi sono un pochettino altini alcune volte, quindi quando li trovo in offerta ne approfitto. Non ho esagerato perché sono piena di roba e non mi serviva niente in realtà. Comunque ho voluto prendere. Cioè, avete sentito? Io sono saltata in aria. Sono stra spaventata. Cioè, trema tutto. Vabbè. Allora, shampoo e balsamo ho voluto prendere per fare un'accoppiata. Shampoo capelli secchi con estratto di mandorla dolce biologico. Questo è un prodotto certificato ICEA e vegan. Mosca mi è rotto. Sono 500 ml e questa è prodotta da Pierpaoli. Poi ho preso balsamo per capelli con estratto di fiori di arancio e miglio biologici, anche questo Eco Bio, sempre certificato ICEA. Ce l'ha fatta di questo e questo qua. In offerta a 2 euro e qualcosa. Vediamo che guardo. Controllo meglio lo scontrino. Dov'è? €2,49. Sì. E l'altro dov'è? €2,49 entrambi. Sì. Poi c'era sempre il 3 più 1 sulle maschere viso anche. E allora io ho voluto provare queste qua di Geomar. Non le ho mai provate. Ne ho sentito parlare bene, sempre da Vale, tra l'altro. Ma non solo, ecco, ho sentito spesso parlare bene di queste maschere viso e quindi ne ho volute prendere appunto quattro diverse per poterle provare e ovviamente ne ho pagate 3 anziché 4 e costavano, mi sembra, 99 centesimi. Controlliamo, esattamente 99 centesimi, quindi praticamente ho pagato 3 euro per quattro maschere. Sono piena di maschere, cioè nel senso mi escono dalle orecchie, ho più maschere che vestiti quasi ormai. No, non è vero, siamo lì. Però ecco, tantissime. Vabbè, maschera viso 5 minuti. Queste non sono certificate bio, ma hanno il 95% di ingredienti di origine naturale. Ho preso questa purificante effetto matte con argilla bianca e bio fiore di malva. Sono sempre due dosi. Poi ho preso anti-age rassodante con ambra oceanica e bio fiore di ibisco. Questa mi ispira assai. Poi ho preso purificante effetto matte. Ah, uguale. Eh sì, perché ce n'erano solo tre tipologie. Vabbè, quindi questa è doppia. E poi ho preso idratante antistress con aloe vera e bio fiore di Altea. Ecco qui. Quindi queste qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono a posto per un bel po'. Lascio il meglio alla fine e vi faccio vedere prima di nuovo i prodotti che non avevo mai provato ma che erano in offerta e mi ispiravano, quindi ho voluto prenderli. E allora, ho preso di questo brand che si chiama Farma Officina, è un brand biologico certificato IAB. E vegan ok, quindi ci piace. E ho preso praticamente il bagno doccia idratante allo zafferano e che mi ispira ancora di più, non potevo lasciarlo lì. Il bagno doccia delicato alla cannabis. C'era anche quello al carbone nero,
che però non ho preso, e per il momento insomma mi sono voluta concentrare su questi due. Sono molto molto curiosa di provarli. Sono 500 ml, quindi comunque un bel boccettone, pagati 2 euro e 2,49 per però 500, sì, 500 ml di un prodotto comunque bio certificato, quindi assolutamente non male. Erano in offerta ovviamente, quindi ho detto ne approfittiamo. C'erano appunto zafferano, cannabis e carbone nero. Io ho approfittato per il momento di questi due. Poi ho visto che c'erano anche le saponette, e allora questa l'ho presa al carbone perché il carbone è purificante, quindi l'ho immaginata, diciamo, per l'utilizzo, sia diciamo per lavare le mani che per il viso. Questa 1,49 euro, quindi vabbè, ho detto proviamola, l'ho presa. In realtà io non le uso molto le saponette, però so che c'è chi si trova bene, quindi vorrei provare anche io magari a utilizzarle e vedere come mi trovo. Anche questa sempre biologica certificata. Questa 36 mesi, mentre queste 6 mesi di PAO. Poi ho visto che c'erano anche i saponi mani e viso. Quindi mi hanno incuriosito tantissimo e ho voluto prendere questo sempre alla cannabis, per chiari e ovvi motivi. Questo detergente sempre delicato, viso e mani. E poi ho preso quello al carbone purificante, quindi questo qui. Mi piace tantissimo il fatto che sia sia per viso che per mani, nel senso che io lo posso utilizzare appunto come detergente poi per il viso, e quindi al posto che prendere quello allo zafferano che è più idratante, in questo caso pensandolo per l'utilizzo sul viso, ho optato per quello al carbone. Diciamo che se non fossi stata di fretta, se avessi ragionato un pochettino meglio, magari la saponetta l'avrei lasciata giù preferendo appunto questo. Invece prima ho preso la saponetta e poi ho preso questi, e poi andare a ripescare nel carrello, vabbè. Quindi alla fine li ho presi entrambi, pensando a questi due appunto purificanti per il viso, e comunque anche questo va bene sia per viso che per appunto mani. Bellino anche da tenere comunque appoggiato in bagno, secondo me anche il packaging non è per niente male, è in plastica ma comunque mi piace. E niente, li proveremo. Insomma, anche questi qua mani mi sembra 2 e... vediamo. Dov'è? Non lo trovo. Mi sembra comunque 2,49 anche questo. Vabbè. Dopodiché passiamo agli ultimi tre prodotti su cui ho usato gli sconti. Allora, c'era il 30% sulle Driadi. E diciamo che questo è quello di cui mi sono un pochettino pentita in realtà col senno di poi ragionandoci. E non avevo mai preso niente degli Driadi, non avevo voglia di spendere tanti soldi, per cui sono andata su uno dei prodotti più economici. C'era una crema che mi ispirava tanto, che però costava, mi sembra, 14-15 euro. E insomma c'erano diverse cose, contorno occhi, ma ne ho già tanti, insomma in realtà avevo di tutto, tanto. Però tra le varie cose, volevo qualcosa per il viso, tra le varie cose ho optato per questo scrub delicato che costava 7 euro e qualcosa, vediamo, 7,95 sì, che con lo sconto del 30% viene scontato di 2,38 euro, quindi 5 euro e qualcosa. Adesso, diciamoci la verità, per 75 ml, 5 euro per un prodotto certificato ci sta, è un buon prezzo, però diciamocela tutta, forse lo scrub è quello che li vale meno, nel senso che comunque uno scrub viso è facilmente replicabile anche in casa con gli ingredienti che abbiamo. Ci sono scrub viso che comunque costano molto poco. E quindi secondo me non vale tanto la pena investire su un prodotto di questo tipo. Avrei dovuto, e col senno di poi appunto lo dico, mi sono un po' pentita, acquistare qualcosa un po' più specifico, quindi che ne so, un siero, il contorno occhi o la crema, anche se magari al momento spendevo un pochettino di più, però era comunque qualcosa che secondo me avrei utilizzato con più soddisfazione, un qualcosa che difficilmente si può replicare magari così facilmente come uno scrub. Magari neanche questo, cioè nel senso magari è buonissimo e per carità, però
però ecco, 75 ml per più di 5 euro, secondo me non vale tantissimo la pena. Cosa abbia all'interno? Non lo so. Non lo so, perché non è che indica che è uno scrub, qualcosa di... Ah, con olio di argan biocertificato, spremuto freddo, senza siliconi, parabeni, oli minerali, coloranti sintetici. Boh, ho sbagliato. Ecco, l'unica cosa di cui mi sono pentita è stata questa, perché avrei dovuto spendere qualcosina di più e prendere magari appunto la crema piuttosto che il contorno occhi, piuttosto che... non lo so, ecco. Invece mi sono fatta prendere dal fatto che non volevo spendere tanto, questo era uno di quelli che costava meno, sui 7 euro, quindi ho immaginato che venisse scontato a 5 euro, che comunque ho detto è un buon prezzo per un prodotto biocertificato, però considerando che sono 75 ml, quindi non tanto, e considerando che alla fine è un cavolo di scrub, ho commesso un po' un errore. Però vabbè, pazienza, non so se si possono cambiare tra l'altro. Magari lo terrò così, insomma, chiuso e proverò magari a guardare sul sito prezzi e altri prodotti e vedere se mi conviene di più cambiare con qualcos'altro. Ora ci penso e vedo, se no, vabbè, insomma, è andata. Ora ho risparmiato su tante altre cose. Proviamo anche questo, che comunque è un modo per provare un brand nuovo e su via. Poi passiamo al bello di questa spesa, quindi l'unico vero motivo per cui sono stata da Tigota quest'oggi, che è Now Baby Bio Certificato, che potete trovare anche su Ecoverde, ma con prezzi un po' più alti, mentre da Tigota lo troviamo a prezzi veramente low cost per essere un brand certificato. Qui sono stata intelligente perché ho preso un prodotto che assolutamente volevo, che ho visto in tutti i video di chi ne ha parlato, ecco, tutti hanno acquistato questo e quindi anche io ho acquistato questo. Bellissimo, tra l'altro, il packaging con il tappo in legno. Questa è praticamente una mist, uno spray, c'è questo tappo e poi c'è lo spruzzino. È un trattamento rinfrescante e revitalizzante, certificato EcoCert. Della linea Detox Anti-Pollution. Now Bay dovrebbe essere un brand spagnolo, perché comunque ha tutte le scritte principali, diciamo, in spagnolo, per cui suppongo che sia un brand spagnolo. E questa appunto è una mista. Io adoro le miste, quindi come potevo lasciarla lì? Contiene aloe vera, mela, tè verde e blueberries, che sono i lamponi o i mirtilli. E niente, mi ha incuriosito tantissimo già dai video che ho visto delle altre, quindi non potevo assolutamente lasciarla lì. Questa aveva un prezzo pieno di 4,99 meno 1 euro del 20% di sconto, quindi l'ho pagata 3,99 per 200 ml, quindi un ottimo 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 prezzo. E questa è la cosa che, diciamo, ho pagato di più di tutta la spesa, però secondo me ho fatto un ragionamento un po' più intelligente rispetto a questa qua delle Driadi, che tra l'altro stupidamente, perché le Driadi avevano lo sconto del 30, tra l'altro non del 20, però ecco, i prezzi erano un pochettino più elevati e quindi alla fine ho ripiegato così, vabbè. Comunque ho deciso di prendere il siero di Nao Bei, che costava 11,90 euro con lo sconto del 20, circa 10 euro praticamente, meno di 10 a 9 euro e qualcosa, sempre linea detox, questa qui, mettere a fuoco, ecco qua. Questo contiene Dragos Blood Resin, sangue di drago, violetta, alga rossa marina, sempre mirtilli e acido ialuronico, e trattamento idratante rinnovatore con estratto appunto di violetta. E vi faccio vedere la confezione, perché anche questa è molto molto carina, sempre con il tappo così. Ecco qui, questi prodotti hanno sempre il taccheggio che poi dovrò andare a rimuovere, vabbè, ecco qua.
l'ho provato lì in negozio perché c'era il tester, quindi stavo parlando poi con la ragazza che mi ha consigliato diverse cose e praticamente ha fatto così poi. Bellissimo, il packaging è veramente bellissimo. E niente, c'era lì il tester, quindi me l'ha fatto provare un pochettino sulla mano. Mi è piaciuto tantissimo sia la profumazione che la consistenza, che aveva bella fresca, leggera, quindi mi è piaciuto e quindi ho deciso di acquistarlo. Sono contenta di questo, ho fatto secondo me una scelta intelligente. Le Driadi purtroppo un po' meno. E ecco, adesso vedo se andare a cambiarlo o meno. Questo è stato tutto, io sono molto soddisfatta dei miei acquisti perché ho preso delle cose nuove e delle cose in offerta, quindi so che comunque ho risparmiato sulla mia spesa e su cose che comunque andrò sicuramente a utilizzare, che utilizziamo comunque in casa. E niente, per oggi è tutto, un bacione. Ciao ciao!